spiegazioni e mi auguro che ognuno di noi abbia sempre qualcuno accanto che si prenda cura di noi. Vendita e noleggio auto, moto, scooter, con sede a Pachino e Marzavelli.
Sciole, eccetera, eccetera, e si trova in via Marzavelli numero 12, sempre a Marzavelli. Grazie anche a questi altri amici, partecipate, eh? Allora, andiamo ad accogliere sul palco, loro sono le signore, le ragazze, le donne, le mamme cantanti facenti parte delle Mother Singing. Prego, sul palco. Allora, qualcosa che riguarda proprio loro. Nascono nel 2014 da un'esperienza casuale, quando la loro maestra, ovvero Rosanna Russo, che si sta districando un attimo alla sistemazione tecnica, dirigeva il coro dei bimbi per il momento natalizio. Da questo momento in poi la voglia di cantare delle mamme si è fatta veramente forse ingombrante, ma un'ingombranza formativa e proficua, affinché potesse realizzarsi una sorta di piccolo sogno di ognuna, ovvero potersi esprimere, poter cantare per tutta la loro anche città. Infatti sono tante le manifestazioni a cui partecipano assiduamente, e questa sera canteranno due pezzi. Uno è un medley che darà forza alla donna, infatti i brani di questa sera sono un inno alla vita, un omaggio alla donna in quanto creatura speciale che non può e non deve arrendersi alle difficoltà, ma andare avanti con il coraggio e la forza della donna, che sa amare, piangere, ridere, pazientare, sopportare, perdonare, soffrire, vivere per sé e per chi le sta accanto. Queste sono parole ovviamente che mi arrivano direttamente dalla loro scaletta, insieme ai pezzi che ascolteremo. Mamma mia, donna e smile, questo è il primo medley che ci faranno sentire e poi proseguiremo con Prendi una matita. Giurati, buon lavoro per voi, Mother Singing, prego. Thank you.
Thank you.
E andiamo avanti grazie anche all'insegnante Rosanna Russo di questa formazione di mamme cantanti e proseguiamo. A questo punto bisogna ricordare l'iniziativa che tutta Pachino ha accolto, così come le altre città vicine, e questa sera mi preme ricordare Avola perché abbiamo delle rappresentanti della Lilt di Avola, un'iniziativa che ha coinvolto i negozi, quindi tutti gli esercenti delle due città hanno allestito come meglio potevano le vetrine in rosa, quindi con palloncini, con nastri, con immagini di Ilari Blasi quest'anno, che è la testimonial della campagna della prevenzione del tumore al seno, e quindi c'è stata anche una sorta di sfida sana e bella via Facebook, alla quale tutti avete partecipato cliccando un semplice like alla foto che chiaramente avete preferito. E di questa foto hanno vinto due vetrine, quindi due vetrine, una pachinese e l'altra invece avolese, reputate le più belle in quanto hanno ricevuto più like, più mi piace su Facebook. Allora, siamo contenti, ahimè, è assente chi ha vinto, di dare il premio per la vetrina di Pachino a Soa, che ha allestito l'angolo Lilt molto molto bene e ha portato a casa tanti like. Ovviamente sarà consegnata la targa al momento debito, questa sera sono assenti i dipendenti e anche la titolare, e nel frattempo ringraziamo anche il concorso avolese e chiamerei sul palco la vetrina vincitrice, ovvero Fruscio di Nella Civiglia, e un applauso anche a lei, grazie. Però per premiare questa vetrina io ho bisogno delle volontarie. Per quanto riguarda la sede di Pachino, accomodatevi sul palco, e coloro che sono presenti invece che arrivano da Avola, quindi tutte sul palco. Riempiamo il palco di colori rosa con giacca nera e foulard rosso, questa è la divisa che vi contraddistingue. Il dottor Moncelli fa la pipista, anche lei col nastro rosa, inseguiva una libellula sul prato, l'abbiamo vista, eh? Allora, tutti quanti sul palco, tutte, siete tutte quante, c'è qualcuno impegnato ancora a sbigliettare all'ingresso, no? Siete tutte qua, c'è qualcuna? Gervaso, la signora Gervaso, la signora Musà e la signora Dali. Ok. Che sono le nostre volontarie di Avola. Ok, a questo punto inviterei, a proposito di momenti da ricordare, il nostro fotografo occasionale di questa sera, a cui va il nostro grazie e un applauso, Pepe Mandolaro. Questa sera è importante momenti della serata, a ritrarre, come dacci un po' tu il modo giusto, i cenni giusti per poter venire bene in foto, dici come, va bene così? Sto zitta, altrimenti la foto suona? Posso parlare? Devo dire ancora tante cose. Io voglio ringraziare invece tutti i medici, i professionisti, nel frattempo voi scattate, premiamo anche la vetrina e poi andiamo a conoscere tutti quanti i professionisti, quindi momento serio, altro momento serio della serata. Premiamo intanto, dottor Moncelli, faccia. Il microfono può utilizzare quello lì, se preferisce. Ok. La signora Nella Civiglia, proprietaria del negozio Fruscio ad Avola, ho ottenuto 169 like. Che bello! Okay. Questa è la parte del mio. Allora, sì. Un ringraziamento a sì. Una persona che insomma ha creato un questo insieme alle volontarie di Pachini, a Mariu Impera, naturalmente tutte le altre apparenti, Vera, Silvana, Chiara, insomma sono un po' tutte. Ok, volevo ringraziare loro perché ci hanno permesso di fare questa serata, che ha visto coinvolto anche il clan di Avola, diciamo, la delegazione di Avola. Ah, ecco, c'è anche Gisella Scipiglia, che è la nostra responsabile sì. Tutta la sezione sud è presente, area sud su Facebook, potete tranquillamente cliccare e capire un po' come funziona la famiglia Lilt. Facciamolo, clicchiamo. Cliccare su Facebook, conoscervi, perché là c'è promozione. Sì,
sappiamo noi diverse pagine Facebook, sia per quanto riguarda la delegazione di Pachino, sicuramente. Area Sud, Sicilia, Siracusa e poi c'è anche Pachino. C'è Pachino, c'è Avola, c'è Augusta e c'è Canicattini. Insomma, abbiamo delegazioni sparse un po' dappertutto, per l'area nord, Canicattini, per l'area l'area nord è Augusta. L'area Mondana è Canicattini, poi la sede centrale di Siracusa, la delegazione di Avola e la delegazione di Pachino per il Sud. Ho detto bene, dottor Sicilia? Bucchè, c'è pure una delegazione anche a Bucchè che prende quei paesi ancora più in alto. Che... Perfetto, abbiamo fatto tutto? Grazie, buon lavoro, questa sera è un lavoro piacevole. Grazie a voi per la presenza. Allora, andavo un attimo a menzionare tutti quanti i medici, i dottori che troverete in sede qui a Pachino. Perché mi pare giusto anche conoscere tutto l'ensemble della professionalità che è a nostra disposizione. Quindi l'IRT, centro di prevenzione presente a Pachino dal 2011, si trova in Viale Aldo Moro numero 113. Prendete nota, ex vigili, per coloro che ancora non conoscessero l'indirizzo esatto. Allora, lo staff, velocemente ve lo elenco. Abbiamo già conosciuto la dottoressa Mariana Mizzi per quanto riguarda cardiologia e quindi mando un portafogli per aiutarla nei nuovi mezzi. Allora, poi grazie al dottor Mauceri che è stato qui il portavoce in tutte parti delle altre volontarie, oncologo e senologo, poi ancora dottora Artale, ginecologo e dottoressa D'Amico, sempre ginecologa. Poi internista dottor Cianchino, ancora dermatologo dottor Gangemi, nutrizionista dottor Vinci, otorino dottor Grasso, endocrinologa, dottoressa Quartararo. Per quanto riguarda l'urologia, il dottor Palumbo e gastroenterologo, professor Curella. Questo è lo staff, insieme a Marilena, come ho già detto prima, dottoressa Mizzi, che vi attende per qualunque necessità e ovviamente è stato attivamente presente per questo mese di prevenzione, tutto all'unisono e stasera più o meno è qui presente. Grazie a voi, un applauso a loro che ci curano. Grazie. Torniamo alla musica. C'è da spostare una Kia bianca, non è una chitarra, è una macchina. C'è da spostare una Kia bianca, vi suggeriscono, fatelo, altrimenti tornerò a ripeterlo e poi entriamo in modalità oratorio, anche no. Va bene? Kia bianca da spostare. Giulia, manca, è rimasta la... no, sta tornando. Comunque loro sono, e lo attendiamo, intanto vi dico qualcosa che riguarda questa giovanissima band. Un po' come gli Upset Minded, molto giovani. Loro sono i Furricia, bravi ragazzi, giovanissimi. Grazie. Alternative rock e soft funk, quindi un ritmo che ci farà ticchettare le mani e battere il piedino sotto la sedia. Seguiamoli attivamente e ci condurranno in quest'altro panorama musicale che ancora non abbiamo ancora ascoltato e sentito. Allside e Jenny California, i due brani che ascolteremo. Per quanto riguarda invece il tempo tecnico per la giuria, se preferite attendiamo qualche istante in maniera che arriva il professor. E allora questo istante noi i vuoti li colmiamo con le parole, mi pare anche giusto. Io ho tanti nomi ancora da suggerirvi per i vostri acquisti, per le vostre consulenze e ovviamente nomi da ringraziare che hanno fatto parte, hanno preso parte a questa manifestazione. Continuiamo la nostra tornata infinita, questo vuol dire che tanti sono vicini alla LIRT e non solo. Studio tecnico di ingegneria e architettura dei fratelli Arga. Thank you.
Facebook Live, perché ha trasmesso la diretta e la sta ancora continuando a trasmettere, e poi chiaramente per chi è qui e volesse rivedere alcune parti può farlo in differita. Quindi grazie Azzello per il lavoro che stai facendo, un applauso per lui, ci sta, grazie. Poi ricordiamo, Pepe Pandolaro invece sta realizzando le foto che verranno fuori prestissimo nella pagina ufficiale della Lirt Pachino, e poi un grazie va anche a Radio Giovani Stereo che ha promosso l'evento attraverso le frequenze in FM storiche, antiche, 95.6 qui in città. Proseguiamo, andiamo avanti, questa volta torna una band storica, i ragazzi erano giovani, Fornicia, questa volta cari professori, torniamo negli anni 90, vestita però della Miss dei nuovi anni. Loro sono musicisti che hanno assorbito i suoni degli anni 90, quindi al 100%, parliamo di rock, rock duro, ballate, tutto quello che poteva far parte di quel mondo tra, facciamo qualche nome, allora, Marlene Kunz, Negrita, After Hours, Timoria, eccetera, eccetera. Sono in questa sera in formazione mix con dei ragazzi un po' più giovani che hanno colto dal CFM da pochissimo e si esprimeranno però con la stessa grinta e con la stessa voglia di sempre. I pezzi che suoneranno, ahimè, non sono stati comunicati, adesso ascolteremo cosa suonerete. Fabio, mi dica, frontman, cosa canterete? Non lo sa, canteranno. Va bene, allora ascolteremo direttamente dalla loro voce la presentazione ufficiale dei brani. Io proseguo il mio lavoro prima di lasciarli qui sul palco, ricordando altri amici e altri nomi. Siamo quasi all'ultima pagina, quindi possiamo farcela, però dobbiamo dare il giusto merito a chi ha contribuito a questa serata. E quindi grazie a Rotary Club Pachino, nella persona del suo presidente dottor Salvatore Francavilla, con il avvocato Lucia Amato e il dottor Walter Guarrasi, presenti in sala, sensibile e dedicato alla soluzione delle problematiche sociali che attanagliano nel nostro territorio. Barone Sergio Vini, una storica azienda agricola che oggi si trasforma in una moderna realtà del settore vinicolo. Un esempio perfetto di unione fra tradizione e tecnologia, con gli antichi caseggiati ristrutturati e riorganizzati per accogliere impianti e vinificazione all'avanguardia. Contrada Baroni, strada provinciale Pachino Rosolini. Un altro grazie da a Fiori Blu di Mimma Blundo, che ha vestito in rosa il nostro palcoscenico. Vendita a dettaglio di fiori e pianti, servizio Interflora, consegna a domicilio, a domi per ogni ricorrenza, si trova in via Durando, perdonate, dal mercato al numero 29 a Pachino. Ancora grazie a Latino Auto di Latino Corrado, azienda leader nel settore automobilistico, presente nella Sicilia sudorientale da oltre 30 anni. Oltre alla vendita di auto nuove usate, si è immerso in una nuova realtà, quella del noleggio, a breve e a lungo termine. Riscuotendo un grande successo, si trova sulla strada provinciale Pachino Noto, contrada Cozzi, ovviamente a Pachino. Ultimo ringraziamento e poi vi lascio la musica. Vici Impianti di Concetto Bruno si occupa da oltre 20 anni di impianti elettrici, idrici, riscaldamento, condizionamento, antifurto, antincendio e videosorveglianza. Si trova in via Taranto al numero 33, anche questo a Pachino. Signore e signori, è tutto, vi lascio alla musica. Dormi ancora la campagna, forse no, e
sveglia e guarda lo so. Già l'odore della terra, l'odore di grano, sale a raggio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. We'll be right back.
adesso ha finito di cantare per la prima sezione, ha febbre a 39, una temperatura parecchio alta, casomai i medici qui non mancano, Fabio, quindi siamo a posto, ma che vada un po' d'acqua in più e poi fanno il resto loro. Grazie ragazzi, grazie, bravi bravi, è sempre un piacere tornare alle note dei nostri tempi attraverso l'energia anche dei giovani nuovi componenti di questa band e andare avanti, andiamo avanti. La prossima band è l'ultima, ahimè abbiamo finito, siamo entro i tempi già calcolati in prefazione nell'organizzazione di questa serata. Grazie per chi resta ancora, grazie per chi ancora sa ballare e continua a farlo vivamente insieme a noi qui dal palco e da questo teatro meravigliosamente pieno stasera. Altri nomi? Finirò prima o poi di darvi i nomi e ringraziare, ma devo darvi. Allora, Sisley Takeaway, street food variegato di specialità siciliane, prelibatezze di pesce, fritture d'autore, pizza, antipasti e tanto altro al vicolo Villa Dorata a Marzameni. Autocarrozzeria Ferrara di Francesco Ferrara, riparazioni di qualsiasi danno di auto tramite incidente eccetera eccetera, si trova in via Vivaldi nella strada provinciale di Pachino. Dei giovani musicisti, quindi nasce come gruppo didattico, gruppo musica di insieme, ormai questa è una tematica ricorrente nelle scuole della musica propedeutica, quindi dell'inizio dei suoni, e loro sono cinque, il genere che ci propongono è pop, rock e blues. Questa sera ci immergeremo nel magico mondo di Jimi Hendrix e poi caleremo e torneremo in Italia con i Negra Paro. Detto ciò, alla voce di questo insieme di uomini agli strumenti c'è Guglielmo Melfi che torna quindi con Ensemble Mix e ci proporranno Little Wing di Jimi Hendrix e poi Estate dei Negra Paro. Bocca al lupo, ciao! Ma è andata?
Valutando
e quindi comincio a chiamare intanto le volontarie, chi deve occuparsi della primazione, puoi raggiungermi accanto qui sul palco, perché dobbiamo fare anche il sorteggio, bisogna capire la vostra buona volontà, la vostra beneficenza, se ha dato anche dei frutti tangibili dal punto di vista personale. Ecco, stiamo facendo un po' un gioco per capire insomma chi si aggiudica il weekend per due persone in un centro benessere. E intanto chiamerai un responsabile della banca di credito cooperativo di Pachino, un responsabile dell'associazione commercianti e poi Peppe Mandolaro. Questi sono i riconoscimenti che vanno al di là di tutta quanta la tornata finale delle premiazioni. Facciamo il sorteggio. Un bimbo, una bimba, vieni qua, vieni qui, tu stai sbadigliando, vieni subito qui. Tu, si gira, lui si gira. Vieni qua. Alex, no, c'è una bimba. Vabbè, dobbiamo, come facciamo? La donna è arrivata prima. Stasera è la festa che mette in evidenza la donna, quindi pazienza, è arrivata prima lei. Ha superato la donna. Metti la mano lì, prendi un bigliettino e ce lo dai. Sì, a me che a lei, a chi vuole? A me? Grazie, bella. È pratica, riusciva anche a srotolarlo. Si chiama Rustico Giuseppina. È qua? È qui? Complimenti! Complimenti! Buon relax! Dai, lo scorso anno ha vinto il televisore. Fantastico, complimenti, l'anno prossimo chissà che succederà. Non vedevo più niente a lei. Perfetto, complimenti. Ok, allora, giurati, raggiungetemi sul palco, professor Mallia insieme alla donzella, la professoressa De Luca. Sì, potete raggiungerci da lì. Sì, intanto Peppe, se vuoi ci dovremmo subito il pensiero, c'è una targa anche per te. Peppe Mandolaro ha una targa insieme a Corrado del Castelluccio, però Corrado è sempre. Intanto voi ben arrivati sul palco, consegniamo a Peppe la targa. No, no, prima te, così poi fai il tuo lavoro tranquillamente. È stato coinvolto, siccome è un amatore della fotografia, pur non essendo il suo mestiere, il suo lavoro, ma lo fa talmente bene che la Lilt ha ben pensato di fargli trascorrere una serata in compagnia nostra e della musica. Grazie, grazie tante. E Corrado Castelluccio, come abbiamo detto poc'anzi, è stato il grafico della serata, ma è assente. Banca di credito cooperativo e associazione commercianti, gli altri due. Per l'associazione commercianti, se vi va, posso portarla io al presidente, e che ricordo è Daniela Romeo, vicepresidente Tiziana Bonfanti, e la nostra associazione si muove per fortuna molto bene da 2 anni a questa parte e punta sul valorizzare gli acquisti in città e soprattutto riuscire a creare una rete giusta nella quale si possa stare bene senza andare altrove. Questo è un po' il senso della nostra associazione. Per l'associazione commercianti, grazie. Allora, giuria, dateci, vi facciamo parlare col microfono, quindi dateci le vostre nozioni, io vi ascolto. Allora, diciamo che la scelta è stata molto difficile e molto discussa, però ecco, poi siamo riusciti ad arrivare a questa conclusione. Ci sono due in seguo, al terzo posto, Di Martino Chiara e Giorgio Paternò. Al secondo posto, due che seguo, Tira Acustiche ed Embolia. Dicevo, la
scelta è stata difficile, perché le formazioni erano completamente diverse, no? Vedi il coro, vedi i solisti, vedi i gruppi, le band. Quindi abbiamo dovuto un po' lavorare sull'intonazione, su tanti aspetti musicali. Grazie. Ultimo nome, primo classificato. E allora lo pronuncio io. Primo posto va per gli Upset Minded. Quindi i giovani d'altri tempi, prego sul palco. I nostri Pink Floyd stasera. Complimenti. Ovviamente il mio è anche un compito, al di là adesso, di fare un po' il tramite tra un gruppo e l'altro, di ringraziare, elogiare tutti. Bravi, bravi tutti! Perché ci avete fatto veramente emozionare, cantare, ballare, tutto quanto. Bravi, bravi tutti, veramente. Bravi gli amici di io e mio fratello, bravi a parte Chiara anche Guglielma, bravissima, bravi anche tutto l'ensemble dei Mother Singer, poi bravo ancora i Delta X nella formazione e i Furnici e Giovanissimi. In bocca al lupo a voi per altri eventi. Grazie tante, bravissimi. È sempre un piacere.